Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in questo secondo episodio della serie su Manor Lords, serie introduttiva presa dalla beta della Early Access che uscirà il 26 aprile del 2024. Quindi fra pochi giorni io ho iniziato a registrare questi episodi perché la Hooded Horse è stata così gentile da donarmi una chiave, quindi grazie alla Hooded Horse possiamo vedere assieme la nostra cittadina, che io ho attivato per adesso senza la parte dell'esercito, perché intanto capiamo come mandare avanti il nostro villaggetto, che è anche sotto una leggera pioggerellina di estiva di agosto, quindi sotto un piccolo acquazzone estivo, un monsone, no, non è un monsone, ma insomma c'è una sola bancarella. Allora andiamo a vedere che cosa ci siamo dimenticati, se ci siamo dimenticati qualcosa. Allora, innanzitutto manca una bancarella qua. Perché manca una bancarella? Perché ve lo dico, perché è così. Allora, perché ce ne sono tre, vedete qua? C'è cibo, combustibile e abbigliamento. Quindi per adesso qui noi possiamo mettere queste tre bancarelle, ma non le mettiamo noi. Il cibo c'è, vedete che sono tutti verdi. Ne facciamo zoom e queste sono verdi. Wow, perfetto. Combustibile non ce n'è. Ma come non ce n'è? L'abbiamo fatto? Certo che l'abbiamo fatto, però non ci abbiamo messo nessuno dentro. Dobbiamo metterci una famiglia. E quindi adesso ci mettiamo la famiglia. Allora, sono tutti più felici e contenti. E adesso vanno a lavorare anche qui. Producono la legna da ardere da mettere nei caminetti del combustibile. Allora, incaricato di questa è la famiglia di Lorenz, che c'è Lorenz, c'è Fritz e c'è Gretlein. Il nome della mappa penso che si dica Zweiau, però se c'è qualche tedesco mi corregga pure, non vorrei dire strafalcioni. Noi abbiamo 50 di monete. Per andare a costruire qua dietro dobbiamo possiamo o estendere lo spazio abitabile, come vedete, oppure l'abbiamo appena fatto. Bene. Oppure andiamo, per esempio qua, andiamo con 15 a fargli mettere un orto. Oppure un pollaio, quindi fornisce le uova. Oppure, per esempio, potremmo mettergli qui un orto. Però io per adesso aspetto un attimo perché non vorrei spendere i soldi prima di averli. Allora, combustibile adesso qui deve andare. Qui stanno lavorando, ci vuole un po' di pazienza. Vedete, cominciano, siccome erano rimasti senza, adesso sono un pochino contrariati. Quindi avremo sicuramente... Ah, ci sono dei senza tetto? Bene, cioè male. Andiamo a... Bene nel senso che vuol dire che attraiamo, perché abbiamo il 56%. Abbiamo anche la varietà di cibo, perché ne abbiamo comunque due. Però dobbiamo fare i... Dobbiamo fare le case, quindi andiamo a fare così, facciamo il salvataggio e ci andiamo a fare le nostre casette. Andiamo a mettere, sono qua, prendiamo le casette e le mettiamo direi fronte, eccole qua, le mettiamo così, io le metterei così, ne facciamo quattro, così andiamo giù. Però non facciamo quasi una mazza. Perché? Perché non abbiamo famiglie libere. Allora, vediamo intanto. Allora, prendiamo questo tizio qua e lo facciamo di quello del magazzino. Lo facciamo diventare... Allora, mi interessa lasciarci il granaio perché non voglio che stiano all'aperto. Quindi non voglio che si vadano ad esaurire. Allora, la stanga è praticamente il posto dove viene messo il bue. Quindi direi che possiamo anche
Ecco, lo mettiamo lassù in cima, così lo spostiamo. Gli abitanti malati potrebbero smettere di lavorare, con l'accesso alle erbe potrebbero riprendersi più rapidamente. L'accesso alle erbe. Chissà dove sono le erbe. Chissà dove sono le erbe. Qui ci sono le colture, ma non abbiamo ancora le persone per poterle coltivare. Le industrie direi che non producono le erbe. Forse sono qua. Io farei le pecore, però per adesso non possiamo fare nulla. Allora, adesso dobbiamo andare, dobbiamo aumentare di combustibile. Ci sono qua? Sì, stanno lavorando, direi. Dove sono le persone? Eccole qua. Questo si prende la sua, vedete che ce ne sono proprio poche. Ce ne abbiamo uno libero. Non abbiamo più senza tetto. Perché non mi dà più il senza tetto, però ne abbiamo 7 famiglie, 7 case, 7 case. Ah, eccolo, perché abbiamo aumentato qua. Qui ce ne sono 2, quando facciamo così diventano 2. Sì, è per 2 famiglie. Ah, non lo sapevo. Eccolo, ci possono stare 2 famiglie. Ho capito. Quindi questo diventa lo spazio abitabile. Ovviamente penso che questo poi non si potrà... No, si potrà perché è grande. Bello, bello. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a fare anche il commercio. Andiamo qui. Andiamo ad aumentare. Andiamo a fare il punto di commercio, il posto di scambio. E potremmo, secondo me, metterlo tipo sulla strada principale qua. Sì, è un po' contrariato perché gli manca il firewood, il combustibile. Arriva il combustibile. Oh, c'è una famiglia nuova? Vai qua, vai a fare firewood, vai. C'è l'ottava famiglia che è già venuta qua, appena gli abbiamo fatto la casa. Ottimo, direi. Quindi le famiglie vengono, però ragazzi dobbiamo assolutamente stare attenti perché non abbiamo tanto... tanta legna da ardere, quindi patiscono il freddo. Vedete che qui la scorta è a zero. Vedete, questo lo mette. Bello questo, che il è in tempo reale, appunto, viene... Possiamo vedere la produzione, possiamo vedere che qui ce n'è uno. Vedete, 2, perché lui ne ha fatto un altro e quindi diventano 2. La pila aumenta, poi arriva uno e se lo prende. Se noi andiamo a vedere qui le persone che ci lavorano, 2 spaccalegna. Raccolgono e trasportano. Forse se mettessi più persone, non lo so. Boh. Se, allora, la prossima famiglia la mettiamo di nuovo nel magazzino. Così andiamo a trasportare. È che lui non ci mette i tronchi qua dentro. E questa è una cosa che mi risulta strana. Perché vedete, qui c'è... Eh no, è vero. Sì. Nel magazzino possiamo scegliere, per adesso accetta tutto. Il lino, l'orzo, tutti i vari blocchi. Non c'è il... ecco, ok. I tronchi non vanno... Qui c'è solo la legna da ardere, ma non i tronchi. Mi piacerebbe sapere il deposito di legname questo, se come mai loro se lo vanno a raccogliere non lo vanno a prendere qua. Questa è una cosa che mi risulta strana. E loro prendono, vedete? Arrivano, si prendono, vanno direttamente chissà dove a spaccare la legna e non prendono questa, perché probabilmente questa è generica per la costruzione. E per fare le assi, perché potremmo anche fare le assi qua, eh? Cioè, non le facciamo perché non abbiamo le persone. Dobbiamo aspettare che aumenti allora, la conceria. Allora, vediamo. Eccolo qua. Buca del Segantino. Qui si piantano nuovi alberi in zone specificate.
E qui invece facciamo le assi. Non le mettiamo perché le assi ci servono per fare la chiesa. Vedete, ci vogliono 20 di assi. Però la taverna non ha senso farla perché bisogna fare la birra prima, altrimenti è vuota. E siamo in autunno, una delle stagioni più belle. Una delle stagioni nettamente più belle. Oh, e siamo sempre carenti di combustibile, eppure ci sono due persone qua, eh. Mannaggia. Ce n'è solo una, speriamo che adesso da questa parte, questa è già è vuota e non ci sono le famiglie, speriamo che arrivino. Speriamo che arrivino. Noi le case gliele facciamo a mano che ne abbiamo una, che ne abbiamo una in più. Andiamo a metterne una nel magazzino e a fare il e a fare le assi, così possiamo mettere la chiesa. Direi che la chiesa la possiamo mettere qui al centro, così va ad influenzare tutti. Livello di fede, come vedete, è assolutamente, ecco. Allora qui c'è, abbiamo quasi soddisfatto i requisiti, ci manca la chiesa e l'abbigliamento. Per fare l'abbigliamento penso che dobbiamo avere le pecore. Però ci vogliono le persone, ovviamente, perché... E già siamo arrivati a 2 mesi, non è male, eravamo a 0. Bene, infatti siamo a 11, ottimo. E c'è la seconda bancarella qua. C'è la seconda bancarella, che è la bancarella del cibo e la bancarella della legna da ardere. Lui viene qua e si prende la legna da ardere. Bene, abbiamo finito l'altra casa, la lottizzazione. Una volta finito di costruire anche il posto di scambio, cosa sta facendo il nostro costruttore qua? Battiamo la fiacca? In costruzione. C'è la famiglia libera, non so dov'è. Famiglia libera non... Ah, è qua. Stanno costruendo qua. Perché ce n'è solo una. Allora andiamo ad aumentare un po' la velocità. Si spostano di qua perché gli ho cambiato la produzione. L'inverno si avvicina. Sono molto preoccupato perché... combustibile siamo a 2. Una volta che abbiamo finito di costruire il posto di scambio, possiamo per esempio, sempre che abbiamo abbastanza, eccole qua, ne abbiamo 2, ottimo. Ok, ne abbiamo una in più. Allora, andiamo a prendere, lo mettiamo qui temporaneamente. Anzi, no, facciamo una cosa. Lo mettiamo qua. Ne facciamo lavorare. Ne mettiamo 2 qua a lavorare. Visto che siamo carenti di combustibile. Per adesso ne mettiamo 3. E mi piace la cosa. Quante bacche ci abbiamo? 9 mesi. Quindi per quello ce la facciamo. Ci abbiamo solo bacche. Carne non ne abbiamo. Perché non ci abbiamo carne? Perché siamo in tanti. Lo dico io perché. Perché siamo in tanti. E quindi essendo in tanti... non basta, ce ne vorrebbero 2. Va bene, comunque. Va bene così. Ci mettono anche tanto. Ecco, la soluzione di metterlo qua secondo me... Beh, però d'altronde... ci sta anche così, dai. L'ho messa un pochino più distante per dare un po' più di realismo. Questo è il posto di scambio. Il posto di scambio ovviamente ha bisogno di una persona, come tutto. Oh, finalmente qua siamo arrivati a 3 mesi. 3 mesi, diciamo che siamo già fuori dall'inverno, perché vedete siamo... No, siamo ancora in autunno, quindi dobbiamo avere come minimo 6 mesi per andare fuori e non morire di freddo. Risorse stagionali. Alcune risorse scompaiono e sono le bacche. Quindi le bacche, uno dei coloni è stato raggiunto. Quindi le bacche, il foraggere non fa una mazza.
Aggiungi al capanno delle erbe. Ah, eccolo, cosa diceva. Sono queste, ho capito. Sì. Allora, questo per adesso lo togliamo, giusto? Adesso viene questo. Allora, gli potremmo far costruire le... allora, facciamo così, sì. Andiamo qua. Facciamo le assi. Quindi le assi le mettiamo qua di fronte. Costruiamo le assi. Qui potremmo anche importare. Se noi andiamo qui, non ci sono persone. Non è collegato, non ci sono buoi dedicati. E possiamo comprare abbastanza. Però prima di comprare dobbiamo... c'è un costo per avere una rotta commerciale. E ovviamente l'acquisto costa. Abbiamo 61 bacche, potremmo commerciarle. Però aprire una rotta commerciale ci costerebbe 18 monete e andremmo a guadagnare, per esempio, 3 monete e se le importassimo andremo a spendere 13. Il cuoio, ecco, io volevo... L'idea potrebbe essere quella di fare il cuoio, aprire una rotta e venderlo. Questo potrebbe essere interessante. Ci abbiamo 4 persone in più. Wow. Allora, calma. Allora, facciamo una cosa. Qui andiamo a dare uno qua a fare le assi. Fantastico. Qui ne andiamo a togliere... Ce ne sono 2 qua. Oh, lasciamocelo, sì. Visto che ce ne sono 2. Sono 2 robi. 2 di legna da ardere. Mi sembra eccessivo, ma va bene. Nel nostro mercato. Bene. Sono 10 famiglie di livello 1. Allora, una volta che abbiamo fatto le assi, allora sì che possiamo fare... Facciamo le erbe. Cosa dite? Facciamo le erbe e poi andiamo a fare la chiesa. Poi, una volta fatta la chiesa, andiamo a costruire... Andiamo a vedere dove possiamo allevare del bestiame. Andiamo un po' a vedere. Proviamo a fare il pascolo. Fertilità. Allora, qui c'è il farro, quindi no. Facciamolo qua. Facciamolo qua. Lino, orzo, segale. Ok. Facciamo così. Proviamo a farlo qua. Spazio per il pascolo 51. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere come funziona. Perché secondo me questo qua riesce solamente, cioè il pascolo così non vedo nessuno. Non c'è nessuno che se ne prende cura. Allevamento di pecore? Ah no, eccolo qua. Ho sbagliato. Allevamento di pecore. Eccolo qua. No, allora fermati qua. Togliti qua. Non lo voglio questo. Questo voglio, eccolo, allevamento di pecore, eccolo qua, e questo qua, allevamento di pecore, mulino a vento, quindi allevamento di pecore nel pascolo, direi che ci siamo. Adesso facciamo, ne abbiamo fatto 25 di assi, fantastico, ok, allora andiamo qui, non nel capanno della caccia, qui andiamo a fare... Aggiungiamo, facciamo un aggiornamento, upgrading. Bene, allora andiamo a metterci una persona, una famiglia, scusate, una famiglia. Gli possiamo anche dare l'area di lavoro, guardate. È vero, non l'avevo considerato questo. Possiamo anche dare l'area di lavoro. Non saprei dove sono le erbe, quindi io non andrei a limitare, però... D'estate potremmo limitarli qua, per esempio. Area di lavoro vuota. Non stanno trovando niente da raccogliere. Eh sì, perché d'inverno non c'è niente, quindi le erbe non ci sono neanche. E quanto manca? Siamo a gennaio. Quindi stiamo uscendo.
aspettiamo che finiscano il pascolo, poi andiamo nel frattempo a fare la chiesa. Andiamo qui, facciamo la chiesa, così soddisfiamo il bisogno della chiesa. Allora, eccola qua. Per adesso c'è solo una chiesa, l'allevamento di pecore. Allora, dobbiamo pensare di fare la pietra, perché come vedete pietra siamo a zero. Quindi dobbiamo fare anche l'estrazione di pietra, che siamo fortunati è qua. E siamo anche fortunati perché c'è una nuova famiglia. Quindi andiamo qui. Dov'è la pietra? Vediamo un po'. Punto di raccolta? Di inviare, ricevere risorse in questa regione? No. Questo è per scambiare fra una regione e l'altra. Estrazione mineraria delle pietre, qua. Eccola, altissima. Così dovrebbe andare in cima alla lista. La mettiamo in cima alla lista. Allora, qui ce ne mettiamo uno. Spazio per il pascolo. Come spazio per il pascolo? Zero. L'ho messo qua. Non gli ho dato nessuno. Nessuno qua. Allora, ne mettiamo uno qua. Qui c'è il granaio. Qui c'è la segheria. Qui sono sempre in tre. Allora, dobbiamo costruire qualche casa. Perché sono tutte piene. E direi che la possiamo mettere qua. Possiamo mettere un po' di case qua. Mettiamole un po' così, un po' più strane. E mettiamo le casette. Le casette le mettiamo a questo modo. Così, non viene niente. Terreno troppo piccolo. Eccolo qua. Mettiamo tre? Sì, o così. Mettiamolo così. No, così. Queste sono già così. No, allora mettiamolo così. A posto, mi piace. Così. Con questo cespuglio, così. Bene. Possiamo anche farci una strada qua. Così ne vengono due. Aumentiamo, così le nostre persone aumentano. Stiamo facendo la chiesa. Adesso, se riusciamo a capire come funziona, siamo fuori, siamo in primavera, quindi dobbiamo mettere una persona qua, ma non abbiamo persone che lavorano. Mannaggia la miseriaccia. Allora, se io tolgo una persona qui... Che ce ne sono due? È un po' a vedere se si riorganizzano. Uno va. Sono 12 mesi, figurati. Caspita. Vediamo se uno, se il gioco è così furbo da redirezionare uno, da toglierlo dalla bancarella. Proviamo a fare così. E poi così. No, niente. Ci vogliono due bancarelle. Vabbè, per adesso vendi. Poi ci fermeremo, poi faremo la produzione. Io voglio... Non ce l'ho. Spazio per il pascolo, 0 su 5. Secondo me, dobbiamo comperarle. Secondo me dobbiamo comperarle. Allora, abbiamo terminato la chiesa. Ottimo. Allora, facciamo una cosa. Riduciamo la velocità e facciamo il cuoio, perché dobbiamo prima fare i soldi e poi spenderli, perché sennò già ne abbiamo speso 25 e non so dove, forse nel fare la chiesa, boh, forse nel fare un bestiame, nel fare l'aggiornamento, boh, tutto può essere. Comunque va bene, adesso questo sta facendo anche il foraggere, quindi il cambusiere, il foraggere e tutto quanto. Andiamo a fare il cuoio. Il cuoio lo troviamo qua nella produzione. Eccolo qua. Conceria. Chi non vorrebbe una conceria dietro casa? Direi che la possiamo mettere qua su in cima. Così non dovrebbe dare più di tanto fastidio. Qui c'è una persona che va avanti. Ah no, sì che prende la legna. No, è la legna da ardere prende questa.
Prende la legna da ardere, guarda un po'. Ci vorrebbe, sarebbe bello avere le persone che si vanno con una certa percentuale a fare una cosa e l'altra. Adesso questo qua per esempio potremmo anche fermarlo, perché ne abbiamo 48 più 50, quindi questo possiamo anche fermarlo. Così ne abbiamo due in più. Questi siamo a 14 mesi, quindi va benissimo. Ci abbiamo 42 di legnami, 30 di assi. Potremmo anche vendere le assi, per esempio. Perché no? Potremmo vendere 10 assi. Guardiamo un po'. Deposito pieno. Eccolo qua. Deposito pieno con... riusciamo ad aumentarlo anche. Mettendo... aumentiamo a 2500... 10 più 5, ok, direi che mi piace, lo facciamo. Anche perché è centrale, così abbiamo una gestione molto più centrale. Bene, siamo a 3 persone, ma forse perché questo sta lavorando nell'aggiornamento. Allora aspettiamo di finire il cuoio, poi una volta che abbiamo fatto il cuoio direi che possiamo andare a finire anche questo secondo episodio dato in anteprima agli abbonati, ma ovviamente poi piano piano col tempo vengono rilasciati a tutti quanti. Il magazzino grande è in costruzione, quindi stiamo facendo... il magazzino, stiamo facendo il cuoio, così cominceremo a produrre cuoio e a venderlo. Ok, intanto cominciamo a produrlo. Allora, siccome per cominciare a vendere il cuoio dobbiamo fare una rotta, per fare una rotta dobbiamo avere 36... abbiamo detto, e non ce l'abbiamo. Facciamo allora prima una rotta. Potremmo fare una rotta per la legna da ardere, ne abbiamo 170. Io quasi quasi non ne avevamo, ma io, siccome questa mi costa 2, io farei questa. No, calma. E prima abbiamo visto una rotta commerciale. Non vorrei che avessimo... allora, facciamo le assi. Perché non vorrei che poi dovessimo guadagnare, spendere il punto qua per avere più rotte commerciali. Stabilire una nuova rotta commerciale. Eccola qua. Quindi per adesso facciamo quella delle assi. Assi che ne abbiamo comunque... abbastanza. Assi 7, facciamo questa. Establish. Esporta. Allora, livello desiderato finale di scorte. Per adesso facciamo 15. Facciamo 10. Prezzo di esportazione 2, molto basso, però. Secondo me ci vuole anche una persona qua, perché altrimenti secondo me non facciamo una mazza. Allora, ci andiamo a mettere una famiglia qua. Eccola, vai. Esatto. Secondo me adesso prende un po' di roba e la porta qua. Rifornisce le merci da vendere, esattamente. Ne prende 10 e le porta qua, così quando arrivano i commercianti le vendono. Adesso, così per informazione, io potrei fare anche il commercio di altre cose. Cioè posso fare un'altra... no, eccolo qua. Dopo aver pagato per stabilire una rotta, un apposito mercante visita regolarmente. Però... poi questo è rosso, aspetta, questo è rosso forse. Sì che ce la faccio.
Sì che ce la faccio. Potrei anche fare la legna da ardere. Sì. Facciamo anche... non vorrei che... Vabbè, eccoli qua. Abbiamo fatto i primi due. Primi due. A vedere se riusciamo ad arrivare a 36 solamente con le assi. Perché se riusciamo ad arrivare a 36 con le assi, non è male. Tanto noi stiamo facendo il cuoio. Il cuoio lo mettiamo qua. Non ancora, però ci arriverà. Ci sono anche le tegole. Figata. Poi ci saranno le tegole. Con questa bellissima pioggerellina estiva ci lasciamo. Lampi e tuoni con questi monsoni. Grazie mille per essere arrivati alla fine di questo episodio. Lasciate un pollice in su se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Se volete acquistare questo gioco, usate il link in descrizione dell'episodio, dove avrete gli sconti di Instant Gaming e nello stesso tempo, in maniera del tutto trasparente e per voi, senza nessuna aggiunta, andrete a contribuire con qualche decimo di euro al canale. Se volete potete anche abbonarvi e supportare questa serie e altre serie come fanno le persone che ringrazio e passano in sovraimpressione adesso, che sono gli abbonati e che hanno accesso in anteprima a questi episodi e allo sviluppo e alla programmazione del canale. Grazie mille e fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata. Ciao a tutti!